E mi sono intromesso anche perché mi faceva piacere a me dare la parola a Stefano. A Stefano Fassina, perché stamattina io ho fatto un'introduzione in cui ho parlato dell'Europa, ho parlato della necessità di riflettere su quello che noi abbiamo detto sull'Europa in questi anni, e allora credo fosse luglio del 2011 quando la BCE spedì al governo italiano una lettera piuttosto significativa su quello che avremmo dovuto fare. Non mi sono più scordato che alla direzione del nostro partito che si riunì ci fu un intervento di Stefano che disse la verità sulla origine di quella lettera, sulle conseguenze di quella lettera, e siccome venne accolto in quella sede come qualcuno che bestemmiava in chiesa, io penso che invece ricordarsi che siamo stati capaci, alcuni tra noi su alcuni temi, alcuni tra noi su altri temi, di vedere un po' più in là, di anticipare un po' quello che sarebbe accaduto, è anche un modo per abituarsi di nuovo ad ascoltarsi con la passione che serve. Grazie Stefano. Gianni è davvero un grande, e lo ringrazio per queste parole. Lo ringrazio anche per aver cocciutamente voluto organizzare questa giornata che purtroppo, lui l'ha detto bene all'inizio, casualmente capita in coincidenza con Torino. Noi l'abbiamo organizzata davvero un mese e mezzo fa e siamo qua convinti di dare un contributo che va verso lo stesso obiettivo che viene proposto a Torino. Un paio di riflessioni. In questi mesi, dopo l'8 dicembre, ci siamo continuamente confrontati su come rapportarci prima al segretario del partito che aveva vinto in modo così netto il congresso e poi al presidente del Consiglio, e abbiamo discusso tra di noi quale dovesse essere la giusta distanza, dove dovesse stare l'equilibrio tra autonomia nella rivendicazione del nostro punto di vista e la responsabilità rispetto all'assetto che si era venuto a determinare. E abbiamo avuto tutta una serie di distinzioni, spesso poco comprensibili, tra parti di noi, e poi a un certo punto è partita una deriva organizzativa costruita prevalentemente sulla base di quello che eravamo stati, ex di questo, ex di quell'altro, e a un certo punto durante queste discussioni, voglio essere molto franco in questo intervento perché credo che siamo in una situazione difficile per il paese oltre che per il partito, voglio essere molto franco. A un certo punto mi è venuta in mente una frase che Tony Servillo, il protagonista della Grande Bellezza, utilizza per descrivere il suo personaggio nel film, Jep Gambardella, e definisce quest'uomo, questo dandy decadente, lo definisce come un vuoto in cerca di un contenitore. Ovviamente chi fa politica sa bene che l'organizzazione è importante, ma l'organizzazione è lo strumento per realizzare un obiettivo politico che ti devi dare in modo discontinuo se vieni da una fase di sconfitte difficili. Allora io credo che noi dobbiamo partire da noi prima che dire dove ci posizioniamo rispetto al governo. Noi che lettura diamo della fase? Noi che lettura diamo del risultato elettorale? Noi che lettura diamo di questa Europa? Ma è un caso che tutte le forze progressiste in Europa sono ai margini? Ci sono dei nodi profondi che stanno alla base della nostra sconfitta, che poi ci può essere stata carenza nella comunicazione, in alcuni passaggi, nessuno discute, ma ci sono dei nodi profondi. Io ne vedo sostanzialmente due. Il primo ha a che fare con la svuotamento della democrazia nazionale, che è stata l'unica forma di democrazia che abbiamo conosciuto e che è stata la condizione per le forze progressiste per esercitare una capacità di regolazione dell'economia. La democrazia nazionale è svuotata dall'economia globale, è indebolita
da un sistema mediatico che ti impedisce di avere un'autonomia nel discorso pubblico, perché il discorso pubblico è dettato da un sistema mediatico che risponde a pochi centri ordinatori della discussione. E infine anche una deriva, Gianni l'ha chiamata nell'introduzione, io sono d'accordo, quando qualcuno che fa politica diciamo parla di queste cose sembra che vuole davvero fare poesia e non misurarsi, ma c'è stata anche una deriva antropologica e democrazia fa fatica a stare con un individuo che più che persona si percepisce come ed è proposto ed è raccontato come chi deve massimizzare la propria utilità individuale. E questi nodi sono nodi importanti che non si possono risolvere con le campagne di marketing. Una forza politica deve capire per potersi poi organizzare ed agire. E l'altro grande nodo è la questione del lavoro, la persona che lavora. Ma può essere che è rimasto solo Papa Francesco a rappresentare l'attuale dimensione della persona che lavora dentro la definizione di cultura dello scarto? Oramai ci emozioniamo soltanto quando il Papa ci ricorda che questa economia, questo modello economico conduce le persone dentro un quadro di cultura dello scarto. Ecco, io credo che noi, quando mi si è ripetuto spessissimo in questi anni, dobbiamo, prima era nei confronti della destra, dobbiamo sfidare la destra sul terreno dell'innovazione. Oggi viene ripetuto questo ritornello, dobbiamo sfidare Renzi, Presidente del Consiglio, sul terreno dell'innovazione. Sono molto d'accordo, però io vorrei capire se è innovazione continuare a proporre la precarietà del lavoro come via alla crescita. È innovazione continuare a dire che l'austerità ha capacità espansive? Io penso di no. A mio avviso in questa fase è innovazione, per esempio, dire che bisogna sostenere la domanda, i consumi, gli investimenti, altrimenti l'economia non riparte, il lavoro non lo crei. Puoi rendere più precario il lavoro che c'è, ma non puoi creare più lavoro con provvedimenti come il decreto lavoro. E anche il disegno di legge lavoro, no? Che c'era stato prospettato, perché poi devo dire la verità, io sono anche stufo di sentire quelli che mi dicono che devo essere riformista e poi non si confrontano mai nel merito. Ma qualcuno si è letto il disegno di legge delega sul lavoro, quello che doveva ospitare il contratto a tutele, il contratto unico a tutele crescenti? Andatelo a leggere. E che presentava il decreto lavoro, quello che espande il contratto a tempo determinato e lo fa diventare la forma normale di rapporto di lavoro in alternativa al contratto a tempo indeterminato. Ebbene, nel disegno di legge delega il contratto unico a tutele crescenti non è unico, si aggiunge a quelli che ci sono e quindi non si capisce chi lo dovrebbe utilizzare visto che costerà di più, ed è eventualmente proposto in forma sperimentale. Ecco, io credo che questo non è il terreno dell'innovazione sul quale mi voglio misurare. Mi voglio misurare su un'altra innovazione, che rimetta al centro la dignità della persona che lavora. Lo so che è difficile, lo so che vado controcorrente, e sono anch'io convinto che chi come noi oggi è minoranza non ci vuole stare, non ci sta bene, vuole essere maggioranza, ma voglio essere maggioranza su un'agenda che provo a determinare, non su un'agenda che continuo a subire. E allora, io credo, per non farvi perdere troppo tempo, che noi non possiamo più fare discussioni tra di noi in cui declariamo principi riformisti e poi avere un comportamento politico che sistematicamente va in direzione opposta. La logica della minimizzazione del danno ci fa perdere credibilità, ci fa scomparire. Abbiamo già dato durante il governo Monti. Oggi l'Europa e l'Eurozona è sulla rotta del Titanic. Nelle prossime elezioni europee 40 elettori su 100 non andranno a votare e oltre la metà di quelli che andranno a votare voteranno per partiti e movimenti no euro.
Gli europeisti come noi, gli europeisti convinti, che sanno che l'unico modo, come ha detto stamattina Roberto Gualtieri, per recuperare sovranità è quello di condividerla in una dimensione sovranazionale, devono dire che questa Europa non va bene, questa Europa segnata dalle destre non va bene, c'è bisogno di un'altra Europa. E se noi non diciamo così, veniamo travolti, schiacciati tra quelli che difendono questa Europa e quegli altri che li spazzeranno via. Ecco, allora io credo che dobbiamo davvero, siamo su un crinale difficile, io non la voglio semplificare. Ciascuno di noi vive in modo, come dire, teso e con preoccupazioni i passaggi che abbiamo di fronte. È stato giustamente ricordato come fatto positivo l'intervento sull'IRPEF dei lavoratori dipendenti. Giusto, positivo, parziale, è stato spiegato perché. Ma se poi per coprire quell'intervento io vado a tagliare la sanità, vado a tagliare il trasporto pubblico locale, vado a tagliare altri servizi essenziali, il risultato complessivo com'è? Il documento d'economia e finanza che giovedì viene in aula propone per l'anno prossimo 20 miliardi di tagli alla spesa, in un quadro già difficilissimo. Ripropone l'austerità, esattamente le cose che stamattina Roberto Gualtieri ha criticato come linea insostenibile, le ripropone, non per capriccio, ma perché governare in un quadro così è certamente difficile. Ma di fronte a quel passaggio, noi possiamo dire che questa Europa non va bene e poi votare un documento che va esattamente, passivamente, nella stessa direzione? E con quale credibilità continuiamo ad andare in giro a dire che quell'Europa non va bene? Non ho risposte facili, però credo che su questo noi non possiamo aggirare il problema con passaggi di tipo organizzativo. Dobbiamo procedere, dobbiamo lavorare sul partito. Io sono molto d'accordo con queste affermazioni. Dobbiamo, a mio avviso, essere consapevoli, nessuno l'ha detto stamattina, è una verità amara, ma io credo che ce la dobbiamo dire dopo quello che è successo nell'anno che è passato e che abbiamo alle spalle. Noi abbiamo bisogno certo di una ricostruzione organizzativa, ma noi abbiamo bisogno anche di una ricostruzione morale del nostro partito. Morale, non perché abbiamo i ladri in casa, ma perché sempre più spesso l'obiettivo principale, a volte anche l'unico, di chi fa politica nel nostro partito è collocare se stesso il più alto, nella posizione più alta possibile. Non sta insieme una comunità se non ha un'altra sostanza etica che l'accomuna. Non sta insieme. La ricostruzione morale è condizione poi per la ricostruzione politica, per la ricostruzione organizzativa. Allora Gianni, io credo che dobbiamo tutti stare nel percorso che tu hai proposto stamattina, che deve avere i tempi che tu hai ricordato, che deve avere l'articolazione territoriale che tu hai ricordato, che deve avere l'apertura che tu hai ricordato. Perché guardate, noi non ce la facciamo se rimettiamo insieme quello che c'è oggi nel PD. Noi abbiamo bisogno, come l'ossigeno, di energie che stanno fuori da questo partito, e sono tante, tra gli elettori, i cittadini, tra quelle forze del cattolicesimo democratico. Io trovo tanta più energia e volontà di trasformazione, di cambiamento progressivo che in molti dei nostri gruppi dirigenti. Noi dobbiamo veramente gettare la rete, come ha detto Bersani, e raccogliere forze che ci servono per quella ricostruzione. Ovviamente siamo un'area diversa, plurale, articolata, e dobbiamo fare in modo che lo spirito unitario sia lo spirito che attraversa tutti noi, e fare poi scelte conseguenti. Solo così noi possiamo dare, e chiudo davvero, contributo al successo di questo governo, perché non c'è dubbio che siamo tutti sulla stessa barca. Però permettetemi di dire, e lo dico non perché c'è Renzi, lo dicevo anche quando è cominciato il Lingotto, che l'alternativa per noi non è tra cambiamento e conservazione, l'alternativa è tra quale cambiamento
Quale cambiamento? Perché il cambiamento può anche essere regressivo. Noi siamo quelli che dobbiamo fare in modo che il cambiamento necessario, atteso dall'Italia, sia un cambiamento progressivo. Ed è progressivo se rimette al centro la dignità della persona che lavora. Grazie Stefano.